Muoveteli! Questa è l'occasione buona! Continuate ad attaccare! Questi spari ormai ci potrebbero raggiungere. Ci hanno messi in trappola. Madame Raz, la prego, cerchi di fare qualcosa. E dunque era, io penso, Razzle Dazzle fa che si stanchino. No, non ci siamo. A un momento, mi sembra che sia Recum Rucum. Oh, oh, santo cielo. Molto bene, continuate a sparare, li abbiamo inchiodati. Beh, non posso più restare fermo a guardare. Che importa se sono più numerosi? Con il mio arco valgo come 6 di loro. Oh, corriamo! Oh, che bello sentire gli orde che scappano, è una musica per le mie orecchie. Se fossi in te, boh, aspetterei a rilassarmi. Guarda un po'. È terribile. Vorrei proprio sapere di chi è stata la brillante idea di sferrare un attacco a Frison. È stata tua. È l'ultima cosa che si aspetta, hai detto. Bisognerebbe essere dei pazzi per tentare una cosa del genere, hai detto. Perché? Non avevo ragione, forse. È tutto pronto, potente Ordak. I ribelli sono in trappola. Quindi Shira dovrà arrivare prima o poi. Eccellente. Così potremo farle la nostra piccola sorpresa. State pronti per quando darò il segnale. Bene. Non vedo l'ora di poter sperimentare gli effetti del mio nuovo incantesimo. Il tuo incantesimo? Guarda che Ordak stava parlando del mio nuovo Dark Blaster. E quella la sorpresa. Il mio incantesimo. Ah, il mio Dark Blaster. Beh, io non so più cosa fare. Hai qualche idea, Adora? Su, come... Va bene, questo è troppo. Adesso mi sistemo io. Oh! Adora, come sta? Starà meglio quando svaniranno gli effetti del raggio stordente. Nel frattempo posso cogliere l'occasione che stavo aspettando per fare questo. Per l'onore di Grayskull! Eccomi qua, Ordak. Ora la devi finire. Shira, che piacevole sorpresa! Ecco, ha detto sorpresa il segnale. Mi hai sentito, Ordak? Richiama i tuoi soldati o farò crollare l'intero palazzo addosso alle tue brutte orecchie di latta. Avanti, prova pure. Siamo soli ora, io, te e la mia... sorpresa! Adesso devo azionare la mia macchina! No, questo è il segnale per me! No, non tutte e due insieme! Fermatevi, ferme! Ma che guai! Ma dove sono finiti tutti? Che idea geniale, Ordak. A quanto pare la tua sorpresina ha formato un buco nello spazio e nel tempo e ci ha scaraventati in un vuoto dimensionale. E questo che significa? Significa che non so dove ci troviamo, non so dove stiamo andando e quando saremo arrivati non sapremo dove saremo finiti. Bene, è un po' come stare nell'esercito degli Ordak. Bene, guardala, quel pianeta ci sta venendo incontro. Ma non credere che io mi faccia schiacciare, entrerò nel terreno come un trapano. Ma che buona idea. Grazie. Peccato che tu non possa fare altrettanto. Non ci scommetterei, Ordak.
Ora possiamo riprendere la nostra lotta. Stai scherzando, spero. Invece di perdere tempo a lottare fra noi, non credi che dovremmo scoprire dove siamo e come possiamo tornare a casa? Io sono un soldato degli Horde e combatto dovunque. Che differenza fa sapere dove ci troviamo? Non c'è niente di strano. Guarda cosa succede ora. Boom! Ecco, vedi? Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ti sei sbagliato di nuovo, Ordak, come al solito. Non credo. Ora ti accorgerai che è più facile catturare Ordak di quanto non sia tenerlo prigioniero. Ed ora tocca a te. A quanto pare senti la necessità di metterti nei guai, ma quelle stalattiti potrebbero essere la soluzione per tenerti calmo. Ora ci provo. Ecco fatto. Ora dovresti cercare di stare buono. Dammi il tempo che occorre per concludere ciò che abbiamo incominciato. Chi è? Chi è che osa ridere di Ordak? Fatti vedere! Io sono l'Oscuro. E questa è casa mia. È un mondo tra i mondi. Un luogo che non è né qui né là. Un tempo infinito tra ieri, oggi e tra oggi e domani. E che cosa vuoi fare di noi? Voi avete oltrepassato i confini del mio mondo e ora dovrete pagarne le conseguenze. Da qualche parte là fuori è nascosta una porta che vi condurrà al vostro mondo, ma dovrete trovarla da soli e trovare anche la chiave che la apre. Le regole sono semplici. Se riuscirete a trovare l'uscita, potrete andarvene, se no rimarrete qui per sempre come miei schiavi. Schiavi? Ma con chi credi di parlare, brutto mostro? Nessuno può farmi schiavo! Ti combatterò senza tregua! Che buffo, Ordak. Noi proviamo per te gli stessi sentimenti. Beh, questa è una cosa diversa. Ah, sì? Silenzio! Basta con le chiacchiere. Il gioco della libertà comincia adesso. Sta crollando tutta la caverna. Dobbiamo andare via di qui. Me ne andrò quando avrò deciso io. Ma siamo in trappola? No, almeno non ancora. Ma ho paura che qualunque strada prenderemo ci porterà dritti dritti nei guai. Siamo rimasti intrappolati ed è tutta colpa tua. Colpa mia? Proprio così. Se non fosse stato per voi ribelli, non ci troveremmo qui adesso, per cui è solo colpa tua. Molto bravo. Io credo che non ci troveremmo in questo guaio se tu non avessi invaso Eteria, non dimenticarlo. Dettagli. Non mi infastidire con stupidi dettagli. Come preferisci. Ma che ne dici di analizzare la situazione contingente? Primo, ora siamo bloccati qui. Secondo, io non ti piaccio e devo dire che neanche tu mi entusiasmi troppo. Ma se vogliamo uscire di qui, dobbiamo unire le nostre forze. Ah, sì, una tregua. Va bene. Bene, Shira, affare fatto. Allora muoviamoci. Prima saremo fuori di qui e meglio sarà per tutte e due. Sì, ma quando arriverà il momento farò in modo che soltanto uno di noi due faccia ritorno ad Eteria. Io. Andiamo. Dobbiamo passare attraverso quell'apertura laggiù. C'è solo un modo per riuscire ad aprirla. E ora ti farò vedere qual è, mia cara. La farò a pezzi. Ordak, no! Aspetta! Guarda l'occhio! Ah, Ordak non aspetta nessuno! Questa è l'ultima volta che permetto mi si faccia un simile scherzo. Non sarebbe successo se solo mi avessi dato retta. Questa pietra ha la stessa forma e la stessa grandezza dell'apertura vicino al ponte elevatoio. Potrei utilizzarla come una chiave vera e propria.
Il che significa che potrai aprirla così. Visto? Basta solo usare il cervello. Io sono un comandante degli Ord, non sono autorizzato a pensare. Ma cosa sto dicendo? Sopra o sotto? Da che parte andiamo? Posso dirvelo io. Ma soltanto se mi date delle bacche. Sono troppo lontane perché possa usare la mia spada senza danneggiarle. Per cui penso che tocchi a te, Ordak. A me e perché dovrei? Costringiamolo a parlare con la forza. Ecco perché l'hai spaventato. Torna indietro, non ti farò del male, te lo prometto. Posso avere le bacche, per favore? Va bene, eccoti le bacche. Bene, se volete uscire, salite le scale. Grazie. Ma dove stai andando? Ha ottenuto ciò che voleva, per cui non ha alcun motivo per dirci la verità. Quindi ha senz'altro mentito. Perciò noi scenderemo. Ma pensarci bene, sarà meglio salire. Ordak, sai qual è il tuo problema? Tu sei un bugiardo e ti sembra logico che tutti si comportino come te. Ma certe persone possono dire la verità anche quando non hanno nulla da guadagnare. Ma si può sapere perché secondo te le cose si dividono sempre in buone o cattive, giuste o sbagliate? Perché se ci pensi bene, in ogni decisione importante bisogna saper distinguere il bene dal male. Allora io cosa posso fare? Non so riconoscere il bene dal male. Sì, e quando ci penso è l'unico momento in cui provo pietà per te. E adesso andiamo. Cosa? Stammi bene a sentire, nessuno può avere pietà di Ordak, non lo sopporto io, accidente! Una coppia davvero stramba quei due, mi divertirò a giocarci un po'. Non riusciranno mai a sfuggirmi, siete miei, mi sentite miei, per sempre! Mi domando da quanto tempo ci troviamo qui, giorni, settimane, mesi? Non c'è modo di saperlo. Perché? Sei pronta ad arrenderti? Mai. Era solo curiosità. E questo cos'è? Oh, quel poverino è rimasto imprigionato. Fammi ridere. Lo siamo anche noi. Lascialo lì, per quello che mi importa è troppo rischioso. Ordak, non devi essere tu a dirmi quello che devo o non devo fare. E io non ti dirò come fare a non essere quell'ignorante e imbecille assettato di potere che sei, è chiaro? Bene. Aspetta, che cosa hai detto? Lascia perdere. Ecco fatto. Ora puoi... Ma è scomparso. Esattamente. Ed hai appena rovinato il mio gioco. Come hai potuto? Quella era la prova della carità. La prova finale. In 1000 anni nessuno ha mai messo da parte i propri problemi per soccorrere qualcun altro che si trovava in difficoltà. Fino ad ora. Vuoi dire che siamo liberi di andarcene? Sì, hai vinto tu. Ma che sfortuna, però, incontrare qualcuno che non sia egoista. Ognuno di voi due prenda uno di questi gioielli. Vi permetteranno di tornare nel vostro mondo attraverso il cancello. Grazie per l'informazione. Li prendo tutti e due. Ordak, pensavo che avessimo fatto un patto. Infatti, ma io l'ho cancellato. Prenderò i gioielli e ti lascerò confinata qui per sempre. Ed ora via di corsa! Oh no, non puoi farlo! Da spada a corda! Ah!
Bene, Hordak. Grazie al tuo egoismo c'è rimasto un solo gioiello. Quello è il mio. No, è stato deciso altrimenti. Cosa? Un campo di forza. Tu puoi andare, Shira, ma quest'altro deve rimanere come mio schiavo. No, non posso farlo. Non permetterò che qualcuno diventi schiavo. Neppure Hordak. O ce ne andiamo tutte e due, oppure resteremo qui entrambi. E tu, piccola donna, oseresti sfidare me? Accetto la sfida! Bene. Vediamo quanto del mio potere riuscirai a sopportare prima di cadere in ginocchio, definitivamente sconfitta. Questo male. È inutile. Dovrai arrenderti prima o poi. Non è detta l'ultima parola, Hordak. Devo resistere. Non posso arrendermi. Impossibile. Nessuno ha mai resistito a un simile attacco. Che razza di donna è mai questa? Devo liberarmi da questo potere. Ascoltami. Usa il suo potere, Shira. Usalo contro di lui. No! Sei così potente e hai scelto di non farmi del male. Hai messo in pericolo la tua vita piuttosto che abbandonare un nemico. Il tuo cuore è grande quanto il tuo coraggio. Hai meritato non solo la tua libertà, ma anche quella del tuo compagno. Andate e tornate al vostro mondo. Grazie. Vieni, Hordak. Andiamo. Ti seguo. Questa è la vostra ultima occasione, ribelli. Ditemi cosa avete fatto di Hordak. Noi? Cosa hai fatto tu di Shira? Eccoli là. Ma cosa fate ancora tutti qui immobili? Ancora? Ma grande Hordak, sei stato assente solo pochi minuti. Pochi minuti? Credo che il passaggio di tempo sia molto diverso dove vive l'oscuro. Hordak è tornato. Prendete i ribelli, ora! No! 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 Tu mi hai salvato la vita, ma non voglio essertene debitore. Perciò ti restituisco immediatamente il favore. Oggi non ci combatteremo. Potete andare in pace per questa volta. Ma quando ci incontreremo di nuovo, fate molta attenzione! Aspetta, è l'occasione buona, se ne approfittiamo. Nobu! Persino Hordak, a quanto pare, ha un suo strano codice d'onore e noi dobbiamo rispettarlo. Non riesco ancora a capire perché mai l'avrà fatto. Poteva lasciarmi laggiù e non l'ha fatto. Ma perché? E poi, chi lo sa, se rifletterà abbastanza su quanto è accaduto, forse un giorno capirà e forse ci comprenderà. E allora, Bo, avremo vinto la battaglia più grande di tutte. E ora sbrighiamoci. Allora.